faticone, nel senso, capito, ricordo quell'avventura maledetta poi con quella retrocessione, però se mi ricordi è arrivato dopo Orrico, Sì. se non erro, sì, ma io ho ricordi bellissimi, mi stimava tanto, mi voleva bene, una persona che sapeva stare nello spogliatoio, armonia, era un uomo di campo, era un uomo da spogliatoio, veramente ho un ricordo bellissimo. La sua dote forse era la grande ironia che lo Bravo, molto, accompagnava. molto, molto, molto ironico. Sì, sempre quando parlava contemporaneamente col sorrisino, parlava e rideva. Sì, lì, forse l'ironia era quella simpatia che lui aveva proprio, diciamo così, La sua manifestato. caratteristica. Sì, manifestato verso la gente che poi lo adorava per quello. Lui a Pescara era veramente un mito. Quando vi siete incontrati qualche mese fa, che vi siete Io detti? sì, sono andato a vedere qualche partita e che ti dico, io ho mio fratello che vive lì a Pescara, ogni volta che ho visto Pace ti saluta, sempre, mi mandava sempre i saluti. Quell'esperienza ad Avellino, per quanto appunto finì male, che cosa ti insegnò? Che cosa ti ha restituito lui come uomo, come Ma allenatore? come uomo lui è entrato lì dentro con una umiltà, sapendo che non allenava da parecchio tempo. Ricordo addirittura la vittoria che andammo a fare a Foggia 0-1, tutto nello spogliatoio, che gli davamo gli schiaffi in testa. Veramente ho un ricordo bellissimo e ti ho detto, ci ha manifestato subito la sua, nel senso, la sua umiltà, no? Farci capire subito che lui non è che era il salvatore della patria, però voleva pure lui sfruttare questa occasione che gli era stata data. E